Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per passare o prendere le auto dagli amici, ovvero un give a car to friend. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico, l'auto che è del nostro amico che ci vuole passare, un'auto di strada e delle molotov ragazzi. Fate attenzione come andrò a spiegarvi questo glitch in questo video, cioè vi farò sentire tutti quanti i rumori. Allora, in primis dobbiamo avere preparato un, diciamo, via GTA Online, cioè questo invito che comunque possiamo prendere da attività recenti o da una nostra attività recente o dall'attività recente di un amico. Andiamo verso la base operativa, clicchiamo base operativa piena, doppio tasto PS e schiacciamo avvia GTA Online. Ascoltate il rumore. Quando il rumore dell'ascensore ragazzi si sarà placato, dovete premere cerchio che non sentite più rumore come avete sentito nel video, insomma nella clip. Premete cerchio, triangolo, vi farà spawnare in strada. Io adesso qui ho bisogno di avere delle bombe, insomma delle molotov, quindi chiamo la Mary Weather per richiedere le bombe. Potete farlo anche voi, ma vi lascerò in descrizione un'attività dove potrete prendere molte molotov, insomma 25 molotov, in maniera tale da non stare lì ogni volta a richiamare la Mary Weather. Adesso mi devo levare dal cazzo anche la polizia, comunque fa niente. Chiamiamo l'estra un attimo ragazzi. Come vedete la Mary Weather vi porta le molotov, l'unica cosa che dovete fare è prendere, sparare e prendere queste molotov. Andiamo verso la base operativa, poliziotti a fanculo. A questo punto ragazzi vi metterò un altro pezzo che dovrete ascoltare attentamente per la riuscita del glitch, perché ho letto sotto alcuni video che tanti non capiscono come funziona o non hanno la tempistica, ma qui non c'è bisogno di timing, non c'è bisogno di tempistica. Quando siete al lato della base operativa lanciate un paio di molotov, 2-3 per essere sicuri, e poi vi dirigete con l'auto sopra le fiamme ed ascoltate che cosa dovrete sentire. A questo punto ragazzi, quando avete questa schermata dovete premere X per accettare, premete il tasto touchpad e vi suicidate. Ovviamente quando avete la schermata nera che vi dice garage pieno dovete accettare, insomma era quello il senso. E a questo punto l'unica cosa che dovete fare è entrare nella base operativa con l'auto del vostro amico. Ho ricaricato il video perché mi sono accorto che non avevo detto quel piccolo dettaglio, qualcuno continua a sbagliarsi, però io davo per scontato che fosse comprensibile, però vedo che tanti non riescono neanche a ricordare un glitch di ieri. Figuratevi se vi ricordavate uno
del mese e mezzo fa. Comunque il glitch è funzionante, spero che adesso siate riusciti meglio a capire, visto che vi ho specificato che dovevate premere il cazzo di tasto X per accettare il messaggio. Quando avete preso l'auto del vostro amico, se uscite dalla base operativa vi farà scendere, non vi preoccupate, basterà che riavviate l'applicazione e l'auto comunque sarà vostra. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.